Ciao a tutti, oggi prepareremo le barrette cereali. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e mezza circa. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, miele, muesli, frutta secca e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta, inseriamo nel boccale la frutta secca mista e la tritiamo 10 secondi a velocità 5. Mettiamo da parte la frutta secca. Senza lavare il boccale, andiamo a mettere il muesli e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 3-4. Il muesli risulterà tritato in maniera grossolana, lo andiamo ad aggiungere nella ciotola dove abbiamo messo precedentemente la frutta secca tritata. Sempre senza lavare il boccale, mettiamo una parte del cioccolato e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 5. Andiamo a versare sempre nella ciotola dove abbiamo messo il muesli. Iniziamo a mischiare il composto. Sempre senza lavare il boccale, adesso aggiungiamo 80 g di burro e il miele. Lasciamo sciogliere per 5 minuti. Gradi, velocità 3. Adesso versiamo il composto sempre nella ciotola. Andiamo a mescolare il tutto per bene. Adesso andiamo a formare le nostre barrette. Per formare le barrette abbiamo due possibilità: o stendiamo l'impasto su un piano rivestito da carta da forno, oppure noi utilizziamo uno stampo arcenera rettangolare rivestito da carta da forno. Andiamo a prendere l'impasto, lo andiamo a mettere all'interno del nostro stampo. Lo livelliamo. Dopo aver livellato per bene l'impasto,
Prendiamo un altro foglio di carta da forno, lo andiamo a posizionare sopra e con l'aiuto di un batticarne livelliamo ulteriormente le nostre future barrette. Adesso andremo a mettere in frigo per un'ora. Trascorsa l'ora, andiamo a preparare la copertura di cioccolato. Mettiamo all'interno del boccale il cioccolato fondente rimasto. Il burro. E facciamo sciogliere per 5 minuti a 70 gradi, velocità 3. Andiamo a riprendere il nostro impasto per le barrette. Il cioccolato per la copertura è pronto. Andiamo a versare sopra l'impasto. Adesso andiamo a livellare il cioccolato. Dopo aver steso il cioccolato, andiamo a riporre il tutto in frigo per un'altra ora. Trascorso un'altra ora, abbiamo uscito le nostre barrette, andiamo ad aprire lo stampo. Andiamo a rimuovere il foglio di acetato. E con il coltello andiamo a effettuare i tagli dopo aver tagliato le barrette. Questo sarà il risultato. Andiamo a impiattare. Barrette ai cereali. Grazie e alla prossima ricetta.